cercando, è un vero e proprio inno alla natura. Ci chiediamo fino a quando ancora i nostri figli e i nostri nipoti potranno godere le moltissime, per la verità, dell'esercizio prestiti che abbiamo in Sardegna, Mare Limpido, ai fenicotteri del Sinice, ai cavalieri della Giara, alle foreste e quant'altro. Fino a quando? Noi non abbiamo strumenti, lasciamo ad altri chiaramente il compito di tutelare le nostre cose, ma noi, per quanto riguarda noi come cittadini, possiamo adattarci. Noi che sappiamo passare e capiamo fino a quando abbiamo altri supporto per la nazione. Questa è un po' la sintesi in estrema,
strumentale, noi usiamo fare anche dei balli strumentali, non solo quando siamo in quattro, ma anche quando siamo in quattro, semplicemente con l'accompagnamento a pensieri di Sagrufa, di Nicola, canteremo alcune strofe, un paio Peppe, un paio il sottoscritto, Peppe Luiso canterà Amistade, alcune strofe di questa canzone, che se si chiama Amistade è perché il contrario della disamistade è quello che diciamo, parliamo contro certi vizi e certe abitudini che non la vogliamo smettere, insomma, di accompagnare la cronaca della Sardegna, quindi quando gli attentati agli amministratori fanno sequestratori contro chi getta fango sulla nostra isola, e io continuerò su questa falsa riga con le mie bestemmie contro i piromani. Con questo ringraziamo ancora i ragazzi della scuola e le persone che hanno organizzato questa bella serata che segna le tradizioni della nostra Sardegna. Olbia è l'ingresso della nostra isola per chi viene da una certa parte dell'Italia. È bello essere qui nella stazione marittima, quasi simbolico, cioè il turista che viene in Sardegna anche da qui, da Olbia, inizia a capire, a sentire il profumo, i suoni di Olbia, queste cose. Questa serata un po' vuole rappresentare anche questa bellezza, solo una piccola parte dell'universo Sardegna che ha tanto veramente da fare invidia nel campo della musica etnica e delle tradizioni qua. Vi ringraziamo per questo valore.
sono Teresa mia, lo sa fare lo sa fare, sono Teresa mia. Infine sono un dolore.